E ciao a tutti ragazzi e ben trovati in questo nuovo map tour sulla Rhaedornheim di DS Power. Ho scelto questa per il momento perché ce ne sarebbe anche un'altra, l'ho scelta perché è anche per console. La mappa è medio piccola, per non dire esattamente piccola, ha 87 zone, diciamo, nonché 60 campi e 17 foreste, quindi come vedete alcune sono già vostre, altre appunto potete andare a comprarle e riguarda la foresta, diciamo, sul perimetro, zona boschiva, questa è il totale della mappa, oppure tanti campi. Campi, fortunatamente, ripeto, sono tanti, di dimensioni medio-piccole, questi sono abbastanza piccoli e questi sono medi, diciamo, poi li vedremo ovviamente nel dettaglio. E le forme sono disparate, non sono, come dire, né belle né brutte, diciamo, ecco. Quindi ci sta. Come vedete, intendevo che le forme alle volte o sono troppo rettangolari o sono troppo stravaganti. In questo caso, secondo me, sono, diciamo, nella norma. Due sono le farm principali, le courtyards, come vengono citate in descrizione. Una prima, appunto, è questa, che mi ricorda anche un'altra farm di un altro map tour che abbiamo fatto, anzi in parte mi ricordano altre due mappe, e servono alcuni posizionabili, però in realtà ne servono tipo 6, e tra questi insomma sono quelli per creare la farm. La seconda, disegnata sulla falsariga, molto semplice, anche pulita oserei dire, che però può anche far comodo per essere ripulita e risistemata a vostro piacimento con altri posizionabili, è questa, addirittura le trincee, molto più grande, insomma, è ben, come dire, posizionata all'interno di questa piccola mappa. Ovviamente la mappa ha il punto vendita veicoli, lo segna, ma è giusto riportarlo, 3 punti vendita e 8 produzioni, le solite, le canoniche, quindi il mulino, il panificio, la fabbrica dello zucchero, la fattoria dei muesli, eccetera, quindi molto molto base, ripeto, anche perché deve finire su console, quindi racchiude un po' tutto. Gli animali sulla mappa già presenti sono galline, maiali e vacche, poi ovviamente si sa, potete mettere una stalla di ovini, una stalla di equini e siamo a posto, quindi abbiamo completato il discorso animali. Cita la presenza dello spaccarocce, rock crusher, quindi il solito punto in cui portate i sassi, come in tutte le mappe originali, però ovviamente lui lo fa notare. All'interno della mappa, appunto, troverete come mod che fa parte della mappa la parte, diciamo, pallet, in questo caso sono dei sacchi singoli, come vedete è Rhaedornheim Mod, ed è praticamente la parte di semi, di fertilizzante, di cibo per le galline e tutto quanto, che è, come dire, personalizzato e lo trovate proprio all'interno della mappa stessa. Non so mai a quanti interessa questa cosa, però dice che ci sono anche i collezionabili e sono 20. Molto più interessante forse invece è che il fatto che sia Precision Farming Ready, quindi è pronta, ha una sua mappa sotto, avete presente come funziona Precision Farming, che dovete andare nei campi e controllare, fare le analisi, vedere il tipo di terra e poi appunto gestire il pH, eccetera, tutto quanto. Ecco, questa mappa è assunta come Precision Farming Ready. Direi quindi, infine, per concludere, che la mappa, come dire, è molto carina, però è anche allo stesso tempo molto piccola e anche molto semplice, quindi ripeto, dipende se non avete grosse pretese, se volete comunque una mappa efficace che funzioni, magari che non lagga molto, perché alla fine è come una mappa originale più piccola con le stesse cose, quindi capite che insomma problemi non ne deve dare e appunto finisce anche su console. E come avete visto, le farm principali si possono anche ricreare per proprio conto, quindi potete sfruttare il grande spazio pianeggiante già ricreato per creare una vostra farm. Ma anche la mappa stessa, più o meno, come vedete, è abbastanza pianeggiante, quindi si riesce a ricavare zone dove
aggiungere produzioni o comunque edifici, eccetera. La parte forestale è interessante, come abbiamo detto, è tutta sui bordi della mappa, ma in alcune zone appunto è vicina ai campi, quindi eventualmente uno può comprare il campo, il lotto vicino, magari fa anche parte dello stesso campo, pulire ed ingrandire come al solito un lotto per ricavare più terra coltivabile. Abbiamo fatto tutto il giro, c'è un piccolo paese, ovviamente commisurato alla grandezza della mappa stessa, più di così insomma penso che non doveva inserire molte cose, quindi ripeto, una mappa molto semplice, molto normale se così vogliamo dire. L'ho proprio scelta perché è piccola e fa sempre comodo, che di solito mappe piccole non ce ne sono tantissime, con campi discreti e soprattutto, ripeto, PC console. Prossimamente vedremo altri map tour e dovrò anche puntare a quelli solo PC, perché ovviamente molto spesso le mappe lì sono, diciamo, uno scalino anche superiore, non sempre, ma succede. Detto questo, cari miei ragazzi, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fate i bravi e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!